Signori, rieccoci con Tomb Raider Remastered e riprendiamo dopo aver completato la tomba di Tio Khan. E che non è uno, cioè, proprio la. È la sua, è la sua. Abbiamo preso la seconda parte del ciondolone, con sparatorie varie ed eventuali. Apparentemente ne manca una terza, però. Cioè, da quello che mi sembrava di aver capito, mo vediamo. L'hanno presa e l'hanno buttata via. Con quale forza inedita per. Che ci fa vedere dove è andata la terza. Arriviamo, arriviamo, che è la motoretta, dai, guarda là, fai pinne con la moto. Bene, bene. Signori, voi mi raccomando, come sempre, lasciate like, condividete. Noi, come sempre, salviamo in modo ossessivo, compulsivo e onesto. Come si chiama questo livello? Vediamo, per Città di Camun. Camun, dai. Basta, basta, andiamo, andiamo. Allora, andiamo a vedere un attimo. Mi raccomando, voi, come sempre, like, condivisioni, commentini. Non mi fate di sempre le stesse cose, lo sapete, dai. Un tastino va premuto, è gratis, è semplice, è fruibile per tutti, è premibile da chiunque. Anche se vi manca qualche dito, qualcun altro ce l'avete per premere, no? Dai. Sapim. Allora, vediamo un po'. Ok. Ah, aspetta che. No, io mi affaccio perché. Sa com'è? Non. Ce la facciamo così? Allora, penso che ce la potevamo anche fare. Poi magari con uno stile un po' più accurato nel. Allora, questo qua si può spostare. Io non so se lo dobbiamo mettere qua sopra, ma comunque la vedo difficile perché come io lo sposto qua di lato. Eh no. Boh, a meno che non c'è qualcosa nascosto. Dai, eh. Madonna mia, certe volte, porca puttana. C'era qualcosa? No, vabbè. Però secondo me se si impegna ce la fa, eh. Sembra un salto facile, ma. No, ok. E qua ci si può aggrappare con le mani, perché? Ah, per passare senza fare sto salto da coglioni. lo so, vabbè, però l'importante è che poi ce ne accorgiamo. Poi che. Un altro discorso. Cosa abbiamo fatto? Ah, vedi, ci ha spostato questo nel pertugio. Noi però. Aspetta, questo ce lo portiamo dietro. Lo mettiamo a pari con l'altro. Ci ha fatto capire che questo si può spostare. Cioè, no, in realtà non è che ci ha fatto. Ci ha aperto la porta che stava là e ci ha liberato questo. Non è che. È giusto, sta in pari, ma neanche per il cazzo. Ok, basta, basta. No. Adesso poi questo lo spostiamo di là e va bene. Là c'è qualcosa da recuperare? Fidate. E sono dei proiettili che prendiamo ben volentieri. Questo che recuperiamo e sediamo. Aspetta, ogni tanto mettiamo sticona. Sticona. Sta visuale che magari ci esce qualche. Ok, allora. Sì, non c'era bisogno in realtà quello di spostarlo uno indietro. Anzi, era meglio non farlo che facevamo meno mosse. Come se fossimo negli scacchi. Però ormai l'abbiamo fatto così. Lo mettevamo subito in pari a questo. Ma non fa niente, dai. Facciamo così.
Così, giusto perché ci piace farlo. E poi lo riappiccichiamo al muro. Va bene, va bene. Oh, comunque, dai, tutto sommato, nonostante le bestemmie, c'è questa esplorazione, quest'area di rovine che all'epoca naturalmente ci aveva preso molto. Noi e i nostri calendari. Calendari del 96. Quanti santi hanno visto. Anche del 97, 98, insomma. Una serie di calendari, beh. Così, da dove è uscito? Non è possibile che sia. No, io non salvavo da 6 anni. Sì, allora non è che. Che era da tanto che non salvavo, non avevo mai salvato. Quello è il problema tecnico-tattico. Quindi. Basta continuare a fare così, signori. A piacere. Ok. È tutto come ci pensi. Allora, qua sopra ci si può arrivare in un modo o nell'altro. Si scivola? No. Ok. Perfetto. Io mi sto tenendo un po' di proiettili tipo della mano. Il pompazza, vabbè, magari quando. Perché non ricordandomi. Praticamente una sega. Aspetta. Non so se ci sarà magari una zona dove. Tipo questo, mo che cazzo è? No. Vabbè, fino a quando lui non arriva da noi. Ok. Allora, quello si sposta. Vediamo un po' di cose, allora. Qua. È un pulsante? Ah, no. No. Ho capito, me ne ero accorto pure io, bella. Vediamo prima di tutto sott'acqua cosa c'è. Vai, poco. Movimento leggero ma incisivo. Anche qui, fai manovra. Su. Ok, poi. Vediamo di qua cosa c'è. Da là credo che si riscenda. Qua, ogni tanto mettiamo pure sta visuale che. Visuale, mi viene sempre da di visuale. Sta. Qualità pre-remastered. Ok, lì sopra c'è da recuperare cose. Qui, mo vediamo. Va, fermati. Cazzo. E niente, sta facendo tutto lei. Ma perché non. A volte c'è una problematica seria e piuttosto importante della movenza. Ok, quindi ci basiamo solo su questo che possiamo spostare? Apparentemente sì. Probabilmente o c'è qualcosa anche lì dentro. Allora, qualcosa lì dentro c'è, sì. Ed è un meccanismo da attivare. E allora fammi vedere anche una cosa, se questo lo posso spostare fin dove. Perché se. Aspetta. Un'altra tacchetta la porto lì, riusciamo ad arrivare là sopra.
Non lo so. No. Ci proviamo, vediamo un attimino. Allora, vediamo se spostando questo là. È bloccata? No. Ah, ok, non lo possiamo spostare. Niente. A meno che non possiamo salire qua. No, non ce la farà mai nella vita a fare questa cosa. No, non è fattibile, no. Là, no, no, non si fa. Ok. No. No, l'ha detto pure lei, no. Ce ne eravamo accorti che non si poteva fare. Ok, è salita in modo un po' strano. E va bene così. Aspetta che dobbiamo fare manovra, porco due, manco stessimo. Salviamo, salviamo. Aspetta, stiamo calmi. Che comunque, cioè, non abbiamo fatto niente, ma ci abbiamo messo un'ora e mezza a non farlo. Ecco, ci manca una chiave. No, no bueno, no bueno. Abbiamo fatto tutto sto cazzo di casino. Tu se vuoi, giusto per cliccare. No. Lo so, però ci piace che ogni tanto qualcosa la dici. Nye. Anche in modo un po' insolente e arrogante. Nye. Vabbè, fanculo. Là ci potevamo arrivare. Arrivare, no, ma questo penso che non si sposta proprio. Da qua. No, vedi, proprio non ti dà. Porca puttana, aspetta, ho sbagliato. Non ho visto. Cioè, ho visto che c'era l'acqua, ma. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Perché se si tratta di chiavi, stiamo attenti. Perché. Però, scusa, qua mi ha detto no, ma. Non è che mi ha detto di inserirci qualcosa. La mamma ci inserisce. Perché può darsi pure che. Non è che è una questione di inserirci qualcosa, ma è una questione di premere in ordine. I simboli io mo qua non. Ah no, non è vero, ci dobbiamo No. mettere qualcosa. Sì. Sono quattro i simboli, però. Fammi capire se questa me la posso portare di là. Ok, brava, ha fatto il mimo, credo. No? Si è bloccato tutto. Ma questa mi serviva da portare da qualche parte. Spero di no, perché ormai si è buggata. Ci vogliamo aumentare. No, no, fermati. La vedo non benissimo, devo dire la verità. Qua potremmo. Là sopra. Beh, comunque non c'è niente. Là c'erano solo munizioni. Però aspetta, là mi posso arrampicare. Vai a fare Ingulios. Là ci potevamo arrampicare. Vabbè. Oh, noi proviamo, noi testiamo, perché poi magari se tagli qua, tagli là, ah, allora è facile, no, no, devi soffrire con me. Soffrite con me, soffrite con me, dai. Per piacere. Se no, che cazzo stiamo a fare? Aspetta, perché qua. Ok, va bene, va bene. Tutto sto cazzo di casino abbiamo fatto. In realtà. Allora, fai così. Dove siamo? Qua. Ce la fai? Secondo me così no.
Però ci provo per... Vedi? Così no. Con la rincorsa dovrebbe farcela. No, ce la faceva con la rincorsa, però se te lanci a piccione ferito, no. No, a faccia la deve fare. Cioè, non esiste che non riesca ad aggrapparsi così. Scusa, mo va bene tutto, ma ormai qualche misura l'abbiamo presa. Quindi... No, da qua non ci arrivo, no. Però... Pertugio un po' strano. Bene. Però non ci passa. Cazzo. Oddio, no, in realtà. Scusa, da sotto si vedeva. Ah, no, c'è. Niente. Vabbè, però i proiettili non ci faccio un cazzo niente. Mali mortacci vostri, di chi non ve lo dice. E di chi non ve lo dice. Ci passi qua, no? Vaffanculo allora. Era abbastanza imboscata come cosa. Anche perché avevamo girato tutto, qua non si capiva una sega, qua per forza bisognava capire dove. Va bene, va bene. Meglio tardi che mai. Salva. Salvala. Allora facciamo che saliamo qua che abbiamo una visuale migliore. Poi là sotto non c'è niente. Vediamo anche in questo modo che salve. Fatto bene a metterci qua sopra. Ok, dove è andato? Importante è non cadere, perché se cadiamo siamo fottuti. Vista la lentezza che possiamo avere nella risalita. Però qua. Ok. No, però prima di andarmene vorrei eliminarlo, eccolo. Morto? Sì, ok. A posto. Dai, a posto il cazzo. Affanculo. Vabbè, mo vediamo. Tra un po' iniziamo. Ah, Cristo. Madonna, ho salvato proprio a pelo. Ah, tu qua non ci arrivi, pezzo de merdius. Mo stava di tra un po' iniziamo a usare la Magnum. Questi sono più cattivi, questi rispetto agli altri, eh. Sono... Là c'è una chiave e... Ok. Non tocca capire come ci si arriva.
Coccodrilli a caso. Morto. No, vaffanculo. Vabbè, intanto facciamoci un giro prima a terra. Okay, aspetta. Questo è quello che ridava poi all'esterno, sì. Vabbè, medikit comunque ci fa sempre comodo. Sarebbe stato bello anche poter aprire questa porta, che ci dava una scorciatoia, anche se di là probabilmente non ci dobbiamo neanche andare, perché effettivamente cos'altro c'era da prendere qua, questo? Ok. Ferma. Guarda, nel dubbio io salvo in modo ossessivo compulsivo, perché sì. Perché sì. Non si capisce se... Ah, era una... Ma non è vero. Perché l'hanno tolta questa? Ah, è come se fosse rimasta, ma l'hanno tolta. Vedi, io non posso andare più di questo. Vermiciotto qua. Proviamo a... Cade qualcosa? Direi di no. Ci sta. Allora. Prima di buttarci in acqua, vediamo. No, Cristo Santissimo. Ma no, forse conviene prima buttarci in acqua e poi provare a fare un po' di parkour lì in alto. Cristo santo. Quale manovra evasiva da panico. Aspetta, aspetta. Ah, vabbè, la stanza è la stessa. Oh Cristo. Bellissimo main team di Tomb Raider. Morto? Yes. Allora, aspetta. Però quella parte là... parkour all'esterno. Riuscivamo in qualche modo a salirci, o magari da qua ci arriviamo, non lo so. Vabbè, proviamo, signori, che vi devo dire. È tutta una scoperta random. Ce la fai qua? Eh? Sì, se capiamo a che altezza sta, non questa, naturalmente. Vabbè, tanto saltando così, piano piano va avanti, ok. Tutto sommato trovi il modo. Non cadere. Facciamoci prima una panoramica qua. Ok, c'è quello che dobbiamo spostare per arrivare lì sopra. E però mi serve. Ah, aspetta, ci stanno un po' di cose da spostare. Quella la possiamo. Scusa, quella non riesco a capire se c'è un. No.
Allora, quella me la devo spostare, penso, qui. Vediamo. Potrei spostarla in realtà anche lì per saltare là sopra. Qual è la strada principale? Non lo so. Facciamo così. Ce la fa? Potrebbe essere quella la secondaria, no? Perché dici che cazzo ci vado a fare là sopra, però si vedeva dello, cioè, si vede dello spazio dietro al... Vediamo, da qua là ce la fa? No. No, dovevo salire da là. Fatto sta stronzata, è inutile. Oddio, aspetta però. Realtà non ci arriva. Porca troia. Si sta iniziando a bloccare la levetta. Si sta iniziando a bloccare la levetta. Stiamo iniziando a sfondare il pad. La levetta, la freccia. Porco due. La freccia, perché non sto usando la levetta analogica. Con un gioco fatto così, la levetta analogica la puoi pure scordare. E niente, me lo devo spostare più in qua. Ma se io, scusa, se io provo a spostarlo qui, lo so che in linea teorica non potrebbe perché altrimenti lei cade. Però vediamo se ci prova. No, non ci provo, ok. Devo, credo, sto facendo delle supposizioni che potrebbero essere stronzate che ci fanno solo perdere un'ora e un quarto di tempo, però siamo qui per questo, no? Per perdere del tempo. Eh sì, perché là ci devo arrivare per forza. In modo abusivo. E il modo abusivo potrebbe essere questo, che vedo di. Poi di là magari è più fattibile. Oh, si faceva fatica a fare la minima cosa comunque. Sì. Non siamo più abituati a giocare con questa pazienza. Oddio, dipende dai giochi, per carità. Pure oggi ci stanno giochi che necessitano di pazienza. Però qui è diverso perché è un tipo di pazienza diversa. Diciamo così. Per motivi diversi. Pazienza anche nel fare cose banali, tipo devi fare un salto, devi andare là. Cioè, mo devi avere magari pazienza in quei giochi difficili che ti fanno morire, 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 morire e devi rifare sempre. Oh, Cristo santissimo. Qua la pazienza è proprio nel fare le cose basilari, tra virgolette. Cioè, semplicemente a farti un pezzo di strada ci metti un'ora e mezza. Oh, come Cristo risalgo io qua. Arrivo, arrivo, aspetta, biondo. Dove sta? Dove sta? Sempre là sta. Cazzo di casino. No. No, però devi uscire perché io non è che posso fare sopra e sotto 18 volte, Cristo. Cioè,
Cioè, posso pure mettere il fucile a pompa, non è questo il problema. Ma se devo venire là è una rottura di cazzo. Mi sa che devo andare là. Tocca pure capire come abbiamo fatto prima. Ma non dobbiamo cadere. Come cazzo faccio? Lui non esce. Io non ci posso arrivare là. Mi devi spiegare sta cosa. Scusa, eh. Come ci vogliamo organizzare? Biondo. Cascare. Scusa. Che cazze. Salva perché non è stato facile e non credo sia ripetibile. Ok, allora. Vabbè, no, comunque la freccetta veramente sta. Si blocca. Sta morendo male. Così, eh? Vabbè. Cosa ci ha aperto? Io dovrei arrivare pure là sotto, comunque. Vorrei di niente, ma. Ah, mi ha aperto il portellone lì sopra. E ti direi con quale utilità? La facciamo arrivare là o ci spezziamo le tibie? Credo la seconda. Ma noi siamo disposti a rischiare tutto. Ok, ferma, ferma. Ora, allora, facciamo una cosa. Là sopra non ho più pallida idea di come io ci possa arrivare e va bene. Prima però ricordiamoci che dobbiamo fare un'altra cosa. Anche questo per spostarla là dobbiamo fare tutti questi passaggi che non rendono il tutto facilissimo. Diciamo che è tutto molto lento, questo vi dicevo anche lato pazienza, cioè nel senso per indipendentemente dalle bestemmiosità proprio vere e proprie, ma anche proprio la lentezza nel fare una minima cosa. Vabbè, era un altro, cioè, sono passati 30 anni, era un'altra tipologia proprio di roba. E naturalmente non tutti erano così. Vabbè, proviamo a saltare da qua per piacere. Se ci evitiamo, altri spostamenti magari. Non è mica male. Ok, allora qua. C'è niente. Posso salire qui sopra? Quel vaso sicuro che è proprio non c'è utile. No! Porca troia di Eva. Vedo una sega. Più pallida
cosa io abbia fatto, ma ha fatto tanto rumore. Andiamo a vedere. Che abbiamo fatto? Abbiamo spostato. Ok, quel coso lì. E ci arrivo da là. Ci dovrei arrivare da là. Quindi mi devo rispostare di nuovo. Oh Gesù Cristo. Da qua. No, da qua non ci arrivo mai nella vita. Anche se però sembra che sta a metà strada dall'uno all'altro, no? No, mi devo spostare quello. Ok. Va bene. Impegnativius, impegnativius. Cioè, come detto, sono cose che in un normale gioco attuale faresti in. In un'ora finisci tutto il gioco. Però era questa la bellezza anche del titolo, giustamente, perché altrimenti non sarebbe stato Tomb Raider, nel senso non avrebbe riscosso lo stesso successo qualora fosse stato con movenze più passo con i tempi di oggi, non con i tempi di allora, perché allora erano tanti giochi erano fatti così, Cioè, come detto, anche se vi ricordate Resident Evil, la telecamera fissa, tu ti muovevi, poi cambiava schema e ti ritrovavi, cambiava schermata sempre con il personaggio che camminava e riandava indietro, entrava e riandava, insomma, era tutto molto. Ecco, forse un titolo che mi piacerebbe riproporvi, un paio forse, sono, vabbè, Dino Crisis, che sapete che ve garba. Qua, no, eh. Ma non ce l'avrebbe fatta. Ma anche il primo Silent Hill. Perché comunque la remastered di Silent Hill arriverà per il secondo. Ecco, io fatta in questo modo apprezzerei forse la remastered del primo Metal Gear Solid. Che oddio, fatta in questo modo, tra virgolette, c'è Metal Gear Solid per GameCube. Che ho, ma che non ho ancora mai giocato. Perché io il GameCube all'epoca non lo avevo. Quindi l'ho recuperato solo recentemente, sia il GameCube che Metal Gear Solid. The Twin Snake. E vi dirò, si potrebbe. Io credo di dover spostare questo, perché non penso ce la faccia. Facciamo prima una cosa, proviamo prima a saltare così. Oh, porca troia, avete fatto caso che ancora non ho. Oggi ancora non ho sbagliato carica e salva. Ci sto facendo molta attenzione, spero apprezziate. Le mie coronarie apprezzano. No, ok. Era prevedibile, però. Mi sarei evitato questa rottura di cazzo, anche perché come facciamo? Cioè, io questo me lo posso portare un po' di qua, ma non di tutti gli slot necessari. Perché poi arriviamo al limite, non posso neanche arrampicarmi da qua per passare dall'altro lato, perché lì c'è il muretto. Vedi, più di questo io non lo posso portare. A meno che da qua non ce la facciamo. Ce la potrebbe fare. Così come allo stesso tempo potrei, credo, fare anche così. No, non posso fare così. Pensavo di poter girare l'angolo. Signori, gli anni 90. Che cazzo giri l'angolo? Muori male. Va bene, proviamo. Salvando, perché sennò. Ogni volta riarrampicati. Beh, all'epoca non c'erano neanche questi salvataggi, eh. Vorrei sottolineare anche questa cosa. Quindi, a rifatelo ogni volta. Cioè, questo è già un plus per noi. Però, ne approfittiamo. Naturalmente, in modo abusivo, perché. Ecco qua, no? Se sta sfracica la freccetta. Questo è un problema. È un grosso problema. Anche per. Perché io con questo pad ci gioco pure a Super Mario. Sono
Siamo saliti qui per quale ignobile motivo? Niente, pensavo ci fosse qualcosa di utile. Invece no. Allora, qua penso che dobbiamo regolare questo per un'inclinazione sportiveggiante per il sole, ma non ce lo fa fare. Lì ci sono dei proiettili, lì anche c'è qualcosa, lì ci possiamo andare. Però per... Scusa. Che sono arrivato qua per niente. Anche perché io non ho preso niente che ci possa essere utile nelle altre zone, quindi non vedo. Si iniziano a bloccare tutti i tasti. Incredibile. No, troppo presto. Si scivola? No, dove cazzo sono andato? Non volevo fare minimamente questo. Ormai l'abbiamo fatto, voi dite, sì. A meno che, aspetta, uno di quei rumori può essere stato anche l'apertura di qualche altro pertugio. Questo noi non possiamo saperlo. Non so se mi sono saltato qualcosa, però facendo così. Ho paura di sì. Arriva là. Salva però in un altro slot, perché io non vorrei aver fatto un danno, mo. Ok, questo è il sound di quando scopri qualcosa di sportiveggiante, che in realtà sono dei semplici proiettili, però forse rientra nella... C'era qualcosa, no? Questo cigolio che sentiamo è... Ah, ok. Metti la pistola perché da qua sopra è sprecato usare questo. Però perché mo è così? Cioè, mo siamo tornati. No, voglio capire se abbiamo sbloccato qualcosa di utile, di particolare, di... Io qua dentro ancora non ci siamo andati, vi ricordate che dovevamo venire a pia pure sta chiave? E poi non ho capito come cazzo ci si passa qua da sopra. Sì, c'era... C'è il passaggio... Cioè, questo qua sembra un ponticello che arriva là sopra. E ci arrivo, credo, da qui. È possibile? Quindi da lì. Quindi da... Da lì. Tanto scende qua. Non riscende. Cristo. Tanto spazio, cazzo, qua. Sopra la schiena gli devo cascare. Allora, se c'è questo, qualcosa deve aver sbloccato pure qua dentro. Se no... Ma vaffanculo, il danno l'avevo fatto prima. Tu guarda la Madonna. E sì, mo sono dovuto risalire qua, che era l'unico modo per effettivamente tornare lì. Ritornare sopra al baracchino. In realtà ho trovato quest'altro, quindi l'anima degli mortacci sua. No! Dove cazzo? Fermati! Ha fatto cose che... Allora, aspetta un attimo. Ah, a parte che c'erano dei proiettili qua sopra. Però
Però voglio capire se là ci si può andare. Come cazzo facciamo però? Perché dovrebbe essere lì, ma sotto. Da qua non ci si arriva. Devo stare qua sotto. C'ho una paura terribile perché mi si sta iniziando a bloccare pesantemente la freccetta avanti. Sento proprio che non ritorna indietro. Questo può essere fatale. Calcolando che non ci fa strada al contrario, noi dobbiamo scendere per forza a sto punto qua. Mi sembra strano, però non può essere così complesso il fatto di dover andare a prendere quella chiave, però effettivamente. Perché di solito le chiavi servono obbligatoriamente, quindi che cazzo ti fa di mettere una chiave in quel modo? Non sarà questa la strada per arrivarci, sicuramente. Anche se. Sarebbe quella la strada, no? Dove stanno le palme? No, però non c'è un cazzo, no? Sembra. Forse non è quella la strada. No, arcadore. Ok. Va bene. Ora. No, sbagliato tasto tantissimo. Cioè, no, ho sbagliato tasto. Mi si sta veramente incastrando male. Come cazzo faccio qua? Aspetta. Oh! Ma scusa, ma qua non c'eravamo passati noi prima? Evidentemente no. C'è qualcosa? Scusa, se la palla è scesa da su. È scesa da su. A piacere così. Tanto per poterti ammazzare in modi acrobatici. Va bene, allora. Salviamo. No, questo è caricamento. La rabbirichina. Per non dire grandissima figlia di. Ok, qua si scende dall'altro lato. E non è in teoria dove dobbiamo andare, no? Cioè, nel senso, là c'era. Non mi capì. Si blocca male, porco due, cazzo! Vaffanculo. È su un problema. Ok, WD-40, cioè, qua si scende, si muore? O si scende e si scende? Si scende, si scende, si scende. Piano, queste curve strette. Qua cosa c'è? Una manovella, attenzione. Sopra però potevamo ancora salire. Ok.
Attenzione con quale visuale. Allora, in linea teorica qua poi possiamo risalire, quindi quelli sotto fatevi inculare. Venite qua, bastardi. Tanto io non scendo. Ah, guarda come si mettono dietro il pilastro. Ok. Fa vedere, amico tuo, se sta bene. Morto. Va bene. E qui c'è Armicio. Salve, Micio. Munizioni. Che credo iniziamo ad averne anche abbastanza. Munizioni per la Magnum. Però prima di buttarci qua dentro, io vorrei comunque andare a vedere. Ogni tanto mi sono dimenticato magari di controllare meglio nelle varie stanzette, qualora ci invece sbucana la chiave. Allora, attenzione qua che ci sfracichiamo male, quindi salva male. Vai qui. Ok, qua c'è qualcosa da che ci ha sbloccato varie ed eventuali. No, no, allora dobbiamo andare là e basta. Va bene, scusate. Cazzo. Giusto? Dobbiamo solo capire come provare a rimanere sopra senza morire male. Là non ci arriverà mai nella vita. E qua moriamo male uguale. Allora, là. Cristo! Vabbè, ci sta, ci sta. Due ne ammazzati. Pensa se non ammazzavamo manco quelli. 950 colpi c'abbiamo della Magnum. La Madonna. Guarda, ti dirò. Un po' di salute. Ci potevamo aggrappare comunque. Della mamma, però, comunque. Resistono. Si sposta? No. Qualcosa da recuperare? Qua si potrebbe salire. Là si potrebbe recuperare cose. Vedi, almeno qua ci vedi un po' meglio. Cioè, guarda, normalmente, cioè, normalmente nella remastered è così. Prima era così. Cioè, capisci bene che questa remastered a volte ha dei piccoli problemi. Cioè, per carità, magari. Allora, obiettivamente parlando, capisco e comprendo che è normale. Un cunicolo del genere, senza finestre, senza niente, è normale che non vedi un cazzo. Questo era più strano avere quest'illuminazione qua dentro dove è impossibile che ci sia questa luce. Però il gioco è stato concepito all'epoca in questo modo, quindi magari anche gli oggetti che erano lì erano illuminati in modo diverso, perché così adesso comprendiamo che là dentro non ci poteva stare quella luce, è più normale che sia così. Ma se il gioco è stato concepito in quel modo, tu effettivamente non mi puoi andare a stravolgere così quell'aspetto che faceva parte appunto del sistema di visibilità del gioco. Oh, senti, senti, sarà appesa bene. È quello il piccolo disguido problematico al momento.
Io sti gatti ogni tanto gli vado a dare una carezza che non si sa mai. Che se ci stanno sul cazzo che questi ci ammazzano male. Posso passare qua che se... C'erano delle munizioni là. Che cosa si è attivato? Ah no, però noi là non ci potevamo arrivare prima, ci possiamo andare adesso. E la Madonna, abbiamo aperto qualche tana del lupo. Che in realtà è un leone. Però ci andiamo uguale là. Ci proviamo? Non lo so. Prima salviamo. Ok. Munizioni pompazza. E va bene. Poi. Si è bloccato. Il tastino. Mortacci sua. Proviamo a risaltare. Provarci, possiamo provare. Vaffanculo, Lara, se ne ha rincoglioni di merda. Ora ho messo le pistolette per sparargli un po' dall'alto, ma effettivamente ci vuole un'ora e mezza, quindi. No, leva, leva. Cristo, ho sbagliato. Volevo saltare. Vabbè, era quasi morto. Bravi tutti, salvatina, salvatina che... Allora, quindi mi ha aperto una e due. O questa... No, questa è quella di prima, no? Perché vedo che questi entravano e uscivano da là. Dove cazzo vanno? Mi ha aperto quest'altra. Dove c'è solo un altro medikit. Quindi, in tutto ciò... In tutto ciò. Che cazzo devo fare? Come eravamo rimasti? Dove devo andare? Cioè, nel senso ci... Qua sopra dove ero poi risceso. Ah no, ok. Va bene, sì, è vero. Non eravamo andati qua a destra. Un fottuto labirinto. Aia. Boh, mi manca pure quello che ogni tanto sbucava così a sorpresa che mi sparava. Poi dopo un po'. Cristo santissimo. Ti ci affezioni dopo un po'. No, Lara, la pesca di mamma. Comunque il pompazza per questi qua è molto più prepotente. In realtà credo sia molto più prepotente per tutti e tutto. Allora, c'è quella porticina lì, che non è una porticina, è semplicemente un buco. E basta. Cioè, ce n'è un altro qua, ma non credo sia raggiungibile. Quindi, di conseguenza, lì ci possiamo arrivare? Non lo so, scopriamolo subito. Beh, per forza ci possiamo arrivare, l'unica cosa che ci sta. Sapim, salta, salta, per carità, non gli si può di niente. Salta male, ma salta. Ora. Allora, aspetta, fammi vedere pure qua sopra. È chiuso, quindi dobbiamo, immagino, prima andare qua e trovare il modo per aprire. Ok, siamo nel piano superiore. Va bene, va bene. Salvatina. Poi i video saranno alcuni più corti, alcuni più lunghi. Qua sto cercando di fare un livello a episodio. Che mi pare giusto. Allora. Salva perché quando mi metti la telecamera così so che potrebbe succedere
Un disastro da un momento all'altro. Io avevo detto vai con i 600 salvataggi. Secondo me ne facciamo di più. Perché fermarci a 600 quando possiamo farne di più? La piattaforma a destra sta così a piacere. Superflua. Eccessiva. Sarà uscita anche qualche bestia? Ah, lì c'era una chiave però. Oh Cristo santissimo, no. No, 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 no. Questo è stato un errore. Però scusa, cosa che può capitare? Mi devi dare il modo di risalire. Ah, vabbè, vabbè. Porco due. Allora, qua cos'è questa stanza? Lì ci vuole una chiave. Lì abbiamo visto la chiave. Quindi era giusto fare questa cosa. Anche cadere era giusto. Credo di sì, tutto sommato. Vabbè, sì, tanto possiamo riandare qua e va bene. Adesso possiamo prenderci questa chiave. Possiamo andare a quella porta per aprirla. Dell'altro. Allora, qua sotto dove siamo scesi, scusa. E da dove siamo venuti? Ok, là c'eravamo già saliti. Sì, era quella dove avevamo 1, 2. Scusa, mi sta venendo un attimo un dubbio. Sì, ok, a posto. Eh no, perché sa com'è, alle volte magari. Vabbè, anche meno. Ti chiude un pertugio e ne apre un altro che in realtà non era quello che prevedevi. Facciata, facciata. Vediamo qui dove usciamo. E soprattutto dove stiamo andando. Per prendere il terzo pezzo del medaglione, ricordiamolo, eh. E per salvare, ricordiamolo. Ah, finito. Città di Camun terminata qui. Bravi tutti, bravi tutti. Ok. Vabbè, ragazzi, direi di salutarci qui con questo episodio. Ah, riprende proprio così. Giusto per capire, si chiama sempre allo stesso modo, sempre Città di Camun o è un'altra roba? Ho caricato la partita, lo so, ho sbagliato. Però avevamo salvato appena prima di entrare, quindi non fa niente. E quindi facciamo questo caricamento. Entriamo qui e quindi finiamo il livello. Entriamo. No, voglio solo vedere se fa parte lo stesso. Che poi voi dite: a me non me ne frega un cazzo. Poi, cioè, non è strettamente necessario sapere questa cosa. Però è interessante per me. Siamo nell'obelisco. Va bene, signori, ci vediamo alla prossima. Come sempre, lasciate like e condividete. Seguitemi sull'altro sito per il live, secondo canale e Instagram. Alla prossima, cari. Saluto a tutti da Quel Taleale.